dobbiamo fare le chiacchiere e la cicirchiata. Che sono dolci di carnevale. Quindi adesso vediamo, con lo stesso impasto si possono fare sia le chiacchiere o le frappe, come le chiamate dove state voi, e oppure la cicirchiata. Allora, gli ingredienti sono due uova, e due cucchiai di olio di semi di girasole, due cucchiai di vino bianco, 240 g di farina, la buccia di un limone grattugiato, due cucchiai di zucchero e un po' di sale. Allora, si inizia rompendo le uova in una ciotola. Ok. Ma le uova le abbiamo fatte, no? Sì, poi aggiungiamo due cucchiai di zucchero. Vai. Vai. Perché le chiacchiere devono essere dolci. Eh sì. Poi aggiungi questo che sono due cucchiai di olio di semi di girasole. Ma due cucchiai. L'ho messi nel bicchiere. Due cucchiai di vino. Ma poi dentro due cucchiai. Uno. Bianco ovviamente. E due. Ok, che ne sono? Poi la buccia di limone. Iniziamo a mescolare? Sì. Prendiamo la forchetta. La frusta. Vabbè, e dopo dobbiamo aggiungere la farina. Dai, inizia a girare. Come la buttate? Ok, aggiungiamo un po' di farina. Vai, gira, forte. Vedi che adesso diventa un impasto più simile a quello della crostata, un po' più duro, no? Vai, tanta. Così, guarda. Mamma. Vedi? Ehi, guarda un po'. Così. Ok. Ok. Ora facciamo una palletta e la mettiamo nel frigo. Bravo, 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 bravo. Una palletta. Mettiamo la carta e la mettiamo a riposare 30 minuti nel frigo. E dopo facciamo vedere questo. Allora, 30 minuti in frigo. Quindi è come io quando devo andare a scuola. Cioè? Più riposo è meglio, eh. Allora, una volta che l'impasto per la cicirchiata e le chiacchiere ha riposato almeno mezz'ora nel frigo, bisogna passarlo al mattarello e farlo dell'altezza di circa un centimetro. Allora, Anna adesso ha fatto un serpente d'impasto per fare la cicirchiata e adesso devi tagliare in tanti palline piccole. Ok. Allora, con lo stesso impasto della cicirchiata abbiamo steso la massa e facciamo le chiacchiere. Ok, intanto io taglio le chiacchiere. Che cos'è che devono diventare? Uno stampino. Facciamo delle strisce. Una volta finite le strisce, si taglia a metà questa parte. Eh sì. Ma un po' troppo piccole queste chiacchiere. Chiacchierine, se no ne sono troppo poche. Ok. Una volta tagliate le chiacchiere si mettono su una teglia per farle al forno e devono cuocere 10 minuti a 200 gradi. Ecco le nostre chiacchiere. Noi le abbiamo fatte al forno. Non le abbiamo fatte al forno. Però voi come risultato vi consiglio di farle fritte perché servono biscotti. Vai. Ciao, stiamo facendo la cicerchiata. Allora si mette a bollire l'olio in una pentola. Noi siccome ne abbiamo fatte poche di palline, abbiamo un pentolino piccolo.
piccolo, mettiamo dentro. Ma io mi tocco pure che mi schizzo. Allora li metto io. State attenti perché può schizzare. Ecco qua. Le facciamo friggere. In un pentolino facciamo squagliare il miele con lo zucchero. Ma è un po' caldo, capito? Ecco qua. Adri, ci tocchiamo dentro le palline. Io metto questo in una cannuccia. Metto Adri la ritrazione in una bacchetta. E le mettiamo nei pirottini o li potete fare a forma di ciambella, come volete. Io, siccome sono pochi, li metto nei pirottini. Questo è un dolce leggero, come potete vedere, senza grassi, non fritto, e sopra ci si possono mettere le mandorle che ci si attaccano. Ecco, è pronta la cicerchiata. No, chi te la mangio? Io non la voglio.